Buongiorno, sono Stefano Grimaldi, professore dell'Università di Trento in archeologia preistorica e presidente dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, che ha sede da vari anni qui ad Anagni. In questo momento siamo sullo scavo del sito Fontana Ranuccio, che è stato recentemente datato a 400.000 anni, diventando quindi uno dei siti più antichi che esistono oggi e sono in corso di scavo in Italia. In questo momento stiamo scavando quella che si chiama una paleosuperficie fossilifera, in cui troviamo i resti fossili di grandi animali come elefanti, buoi, cavalli, che a quell'epoca, 400.000 anni fa, abitavano il territorio di Anagni. In quel momento si trattava questa zona di una savana molto umida, tipo africana, ma molto umida, con paludi, stagni, acquitrini, dove gli animali circolavano e di tanto in tanto morivano. L'aspetto più interessante di questo scavo è che questi animali, nel momento in cui morivano, venivano macellati e la loro carne era fonte di risorsa alimentare per gli esseri umani che in quell'epoca abitavano la zona. Si tratta di Homo heidelbergensis, un antenato dell'uomo di Neanderthal, che usava piccoli strumenti di selce, ma anche le ossa, per costruirsi degli strumenti per macellare gli animali e poi approfittare della loro carne. In questo momento su questa paleosuperficie si trovano resti ossei degli animali, ma soprattutto abbiamo trovato i resti ossei di un grande elefante che abitava qui in quel momento, e che si chiama Elephas Antiquus, caratterizzato da queste grandi zanne dritte, non curve come quelle degli attuali elefanti. In questo momento gli studenti stanno pulendo una grande zanna di elefante che abbiamo trovato, che è più lunga di 3 metri circa ed è una delle più grandi finora mai trovate.